viene ora. Iniziamo ora l'incontro. Non c'è tempo, sesso vala subito. Come si chiama il lancio lungo? Iniziamo in bocca, ancora riceve la presa. Ora scarico per la numero 10. Punta in chiusura. Tra bocca. Si ferma bene, riparte da dietro la home base sempre. Scava un pallone per Cantisano tutta sola. Grande occasione qui in base. Tiro di punta e Giustiniani legge bene le intenzioni avversarie e ci mette il piede. Passo lungo. Passaggio di attenzione per Bocca, la palla scorre bene per la numero 8, tutta sola, prova ancora il gol del vantaggio, ancora Giustiniani protagonista. Punto, l'azione offensiva della nuova 7, sempre Cantisano che può ricominciare, va da Bottacchiari, domestica con la sola, ma lascia a Bocca, passaggio in verticale per Tombesi, chiede il pallone di ritorno, l'effetto, lo trova, doppio tocco, Giustiniani era ancora attenta alla respinta, però si vede di Bocca che realizza all'ottavo minuto di gioco il primo gol dell'incontro, porta in vantaggio le ragazze di casa. E attenta, la palla sbagliata di Bocca, favorisce Sgaggiaro e dopo un ottimo tempo su Bottacchiari scarica rete, il gol del pareggio, quindi due gol in giro di un minuto, tutto da rifare. Addosso, ora Sgaggiaro, contromovimento di Colia che si muoveva incontro, la servita a Moroni, stoppa bene, a domestica il pallone, serve ancora, numero 8, ottima presa, due tempi di scambio per Sgaggiaro, ora 2 contro 1, Bocca si affretta a ripartire, poi 1 contro 1 di Moroni contro Scalambretti che non ci sta e nega il gol del vantaggio al Club Sport Roma. Trovare un angolo. Comunque, importante la parata di Scalambretti. Ancora Moroni, ottimo tocco di tacco e Salemi questa volta non sbaglia. Nulla da fare qui per Scalambretti. Grande invenzione qui di Moroni. Bravissimo, diretto da Bottone e Bocca. Passaggio poi rischioso. Fa un pasticcio qui la nuova 7, però Moroni spreca una grande occasione. La botta a Chiari, allarga per Tombesi, che lascia però lì il pallone, ora Chiapparone, occasione per lei, uno contro uno con Scalambretti, che tiene lì la palla pericolosa. Cantisano, calcio d'angolo, nuova 7, chiede palla a Bocca sul secondo palo, arriva la palla, incornata, a botta sicura che non trova però la rete, grande occasione ancora nuova 7. La seconda avversaria non riesce per il secondo dribbling, quindi rimessa tale, ci mette la testa qui, pallone fortissimo, poi Bocca tutta sola, uno contro uno con Giustiniani di punta, affretta la conclusione, sbaglia un altro gol a numero 1. La distanza 2 da Bocca, scava il pallone diretto da Cantisano, Mattomesi si mette in mezzo, poi però un attimo sinistro, attenta alla respinta qui Giustiniani, sta messa laterale nuova 7, battuta ora. Si butta in profondità Tombesi, pallone diretto a Cantisano che prova la spizzata, forse un tocco di mano, palla buona per Tombesi con il mancino, prova un ottimo tiro, buona respinta, colpo di reni per Giustiniani che mette alto, buona per Tombesi che trova l'aggancio, spara la porta, la sfida a buona vita, poi si mette in proprio, tiro, ancora Giustiniani con la direzione, attenta comunque sempre in presa, un secondo palo, poi sbaglia però l'appoggio, la Bocca, bene il movimento di Sgaggiaro, tiro potente, forse anche una piccola direzione. E altro gol per la numero 8 che si va a abbracciare con Salemi, un bel gol qui di Sgaggiaro, come serve Sgaggiaro, allarga bene il gioco per Colia, alza la pressione spalliera, ci mette il piede, Colia però alla meglio, fa un po' di metri poi, riesce a servire buona vita tutta sola, sparo improvviso, Scalambretti ancora attenta, Bocca la devia con la testa e si vede qui l'incontro, vedi vittorioso il Club Sport Roma per 3-1. Vittoria meritata, se potete vedere molto più spesso, soprattutto nel primo tempo, il ragazzo dentro la gialla, però sono dei padroni di casa che interrompono quindi qui la striscia vincente.